giovani Padawan, bentornati in un'altra giornata di questo nostro calendario dell'avvento, giorno 9. Il mio raffreddore comincia a migliorare, grazie a Dio, e vediamo subito che cosa ci riserva la sorte. Apro solo una piccola parentesi: domani è l'ultimo giorno per consegnare i video del saggio. Ne è già arrivato qualcuno, qualcun altro mi ha scritto per dirmi che lo manderà, ma mi raccomando, stringete i tempi, vi prego, perché il montaggio sarà una cosa complicatissima. Se state ancora pensando partecipo o non partecipo, buttatevi. Buttatevi e godetevi questa cosa. Tutti i dettagli su come fare il video, come inviarlo, la mail, eccetera, eccetera, sono in questo video qua. Quindi mi raccomando, dai, fate i Padawan, siate Padawan fino in fondo. Dette tutte queste cose di rito, a questo punto direi che partiamo subito con il nostro pescaggio e ci dedichiamo subito al nuovo brano. Vediamo che cosa ci riserva la sorte. Sono diventato bravo ad aprire questa scatola. Ah, non vedevo l'ora che uscisse questo. Sono molto felice di questo brano, che è Tu scendi dalle stelle, perché questo brano in realtà ci riguarda da vicino. Ora, non so se sapete tutti gli aneddoti relativi a questo brano, ci sono 1500 teorie, ma la più gettonata, la più famosa è che il buon Sant'Alfonso Maria de Liguori, che ha composto questo brano, pare lo avrebbe scritto niente poco di meno che a De Liceto. E voi direte, e che è? De Liceto è il luogo in cui si trova la mia scuola, la scuola in cui vi iscrivete quando voi Padawan decidete di fare lezioni online con me. E quindi ragazzi, cioè vedete, De Liceto Caput Mundi. E sono molto felice perché, a parte che questo brano mi piace un sacco, ma proprio per questo motivo, perché vi volevo raccontare questa storia, non vedevo l'ora che uscisse questo brano. Quindi sono molto molto contenta. E tra l'altro a De Liceto fanno sempre questa cosa che durante il periodo di festa appendono tutta una serie di luminarie, tra cui anche il testo di Tu scendi dalle stelle, perché loro ci tengono tanto a questa cosa. Quindi sono molto molto contenta che sia uscito questo brano. Mi attrezzo con tutto il necessario, computer e violino, e partiamo con il nostro tutorial numero 9. Allora, lo spartito che ho preparato per Tu scendi dalle stelle è uno spartito in sol maggiore, che è, diciamo, una delle tonalità più gettonate. In questo particolare ottava, perché è comodo violinisticamente. Chiaramente è un po' basso, secondo me fatta all'ottava più alta sarebbe un pochino più adatto come tipologia di suono per il violino. Vi faccio sentire giusto l'incipit. Pensate invece a... ha un gusto diverso all'ottava più alta, mi rendo conto, però è un po' più complicato. Perché l'ho scritto a questa ottava più bassa? Perché l'ho voluto semplificare più che altro? Perché siamo già in 6 ottavi, che è un tempo difficile da comprendere per chi ancora non ci sia addentrato. Vi suggerisco, come già vi ho detto anche in altri casi, di pensare più a come fa la melodia, e a pensarlo più che a come è scritto in questa maniera un po' particolare, quindi in 6 ottavi, a pensarlo come se fosse in 2, quindi ta 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 ta. Ta 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 ra ra ta ta ti 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 ti. Questa è una cosa che vi aiuta molto. Fatta questa premessa di affidarci alla melodia e di pensare soprattutto a come fa il brano e farci guidare dal tema, direi che possiamo partire con il nostro tutorial, perché poi tutto sommato questo brano in questa ottava non è affatto complicato. Allora, prime battute abbiamo questo re in levare, che faremo ovviamente corda vuota, perché subito dopo abbiamo un altro re e poi un mi primo dito. Quindi il primo passaggio è re, re, mi, re, do, do, si. Partiamo in su perché è un levare, in modo tale che nella battuta successiva ci troviamo in giù, e faremo corda vuota, un altro re più lungo, mi primo dito, un altro re, e qui il passaggio, mentre suoniamo questa corda vuota, ci spostiamo già e mettiamo il terzo dito. Ora, il passaggio successivo, c'è di nuovo il do terzo dito, poi abbiamo si secondo dito, la primo dito, quindi una scaletta a scendere, 3, 2, 1. Questi due si che sono legati tra di loro semplicemente si sommano, quindi diventa un si più lungo. Questo la, primo dito, che diventa il lancio per la frase successiva, quindi la frase successiva inizia a levare. La, si, do, re, do, si. Questo re fatelo con il quarto dito perché è un passaggio semplicissimo. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Proprio super facile. Easy peasy, lemon squeezy. 2, 3, 4, un altro 4, do, si, la, questo lungo, si secondo dito. Adesso abbiamo la, si, do, si, la, è sempre, è tutto un gioco di salite e discese, quindi 1, 2, 3, 2, 1.
Adesso abbiamo, attenzione, la Mi, primo dito su due corde diverse. Quindi, come al solito, mettiamo il primo dito a metà strada fra le due corde, in modo tale da suonare prima il La e poi solo ruotando il polso il Mi, e ci risparmiamo di fare il salto del canguro. Altro passaggio super semplice: Re, Mi, Re, Do, Si, La. Re, Mi, Re, facilissimo, 0, 1, 0. Do, Si, La, ci spostiamo sull'altra corda e facciamo 3, 2, 1. Super facile. Cambio, 3, 2, 1. E atterriamo sul Si, secondo dito. Dopodiché si ripete tutto quanto uguale e quindi abbiamo il Si, levare e ci lancia Si, La, Si, Do, Si, La, Mi. Re, Mi, Re, Do, Si, La. Attenzione qui perché cambia, perché chiaramente la frase si conclude e quindi finisce diversamente. Anziché finire con il Si, vedete, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Si, finiva quella di prima. Questa finisce Re, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, corda vuota. Quindi 3, 2, 1, Sol, corda vuota. E tutta questa è la prima parte. Dopodiché, che cosa succede? Che c'è, oh bambino mio divino, note che salgono e scendono una di seguito all'altra. Quindi abbiamo Si, Do, Re, Do, Do. Questo Si, Do, Re, Do, Do fatelo con il Re quarto dito, perché avete dopo il Re subito il Do. Quindi se facesse corda vuota verrebbe invece con il quarto dito. Quindi 2, 3, 4 e torniamo indietro. 3. Poi abbiamo La, Si, Do, Si, Si. La, Si, Do, Si, Si, 1, 2, 3, 2, ancora una scaletta, cioè proprio un continuo gioco di andate e ritorni. Poi abbiamo questo passaggio leggermente diverso, che è solo Do, Si, Do, quindi si fa 3, 2, 3, 3, 2, 3, e ancora La, Si, Do, Si, Si, quindi 1, 2, 3, 2. Poi abbiamo Ore del cielo, e indovinate un po', abbiamo ancora una scaletta. La, Si, Do, Re, Re, Do, Si, La. 1, 2, 3, 4 e torniamo indietro. Il La è il levare dell'altra battuta, quindi come tutti i levari li facciamo in su. Si, Do, Re, 2, 3, 4. Un altro Re, Re, Do, Si. Questo stesso passaggio identico e preciso l'avevamo trovato già nella prima parte, pari pari alla parte di prima. Quindi in realtà che cosa succede? Che questo brano ha tre macro parti in cui la prima parte si ripete uguale nella seconda occasione con il finale cambiato. Poi c'è la parte, diciamo, la B, quella in cui cambia, e di nuovo si ripete prima e seconda parte con i due pezzettini cambiati. Ovviamente tutto lo spartito, voi adesso l'avete visto a pezzetti, ma tutto lo spartito è disponibile per gli abbonati. Quindi se ancora non l'avete fatto, abbonatevi al canale così potete scaricare gli spartiti che condivido come post. E a questo punto, visto che questo brano è così semplice, ci lasciamo cullare e ve lo faccio ascoltare. Ho fatto la rima e sono più elfa di prima. Certo, fatta all'ottava più alta, mi rendo conto che sia più carino. Chissà, magari l'anno prossimo potrei proporre un tutorial di Tu scendi dalle stelle sempre in sol maggiore, però l'ottava più alta. Mi rendo conto che all'ottava più alta
suona diversamente, però per esempio con il mio violino, che è un suono molto scuro, io l'ho scelto proprio per questo, quando mi trovo in situazioni in cui devo suonare brani così bassi, così scuri, in realtà mi piace molto come suona, quindi poi alla fine è anche una questione di gusto, mi rendo conto che noi siamo abituati a sentire il violino sempre con queste frequenze alte perché è un po' la sua caratteristica, però secondo me questo brano merita anche a quest'ottava. Però insomma, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate dei brani che sto proponendo, fatemi sapere cosa ne pensate di questa fantastica felpa. E direi che anche per oggi è tutto, ci vediamo con la nostra decima giornata domani, stesso posto, stessa ora. Domani, vi ricordo, scade il termine per inviarmi i video del saggio, quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, stringete, guagliate, correte, fatelo, e se ci state ancora pensando, buttatevi. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, ad abbonarvi, a seguirmi su tutti i miei social, a studiare altrimenti vi sconocchio, e ci vediamo domani. Un bacio. Ciao Padawan!